Siamo partiti sostanzialmente da una segnalazione che ci è arrivata dal centro di cooperazione italo-austriaco di Tormagel, che ci ha segnalato appunto che era avvenuta questa rapina su un'area di servizio dell'autostrada A2 in Austria, nel territorio della regione della Carinzia, nei pressi di Villach. Segnalando anche che i rapinatori avevano abbandonato un'autovettura intestata a una donna bresciana. Quindi, partendo da quel dato e sospettando che la donna, che pure aveva denunciato qualche ora dopo il furto dell'autovettura, abbiamo iniziato degli accertamenti che ci hanno consentito di individuare i soggetti che erano a bordo dell'autovettura e un terzo soggetto che ha avuto nella rapina il ruolo di sostanzialmente di palo, di basista, che riteniamo sia quello che abbia indicato appunto ai due rapinatori le vittime da colpire. Vittime da colpire che probabilmente erano nelle settimane precedenti, probabilmente avevano prelevato grosse somme di denaro su banche estere, pertanto i rapinatori pensavano di trovarli in possesso di importanti somme di denaro. Assolutamente sì, e ripeto, con l'aiuto di un basista, di un complice, che è uno dei tre arrestati oggi, erano a conoscenza dei movimenti delle vittime. La donna risulta indagata in stato di libertà perché è comunque emerso che aveva fornito la macchina con la consapevolezza che poteva essere usata per la commissione della rapina. I due esecutori materiali della rapina erano stati più volte indagati, arrestati e condannati per rapina. Uno era anche sottoposto alla sorveglianza speciale, si tratta di soggetti molto pericolosi e a testimonianza di ciò abbiamo sequestrato anche tre pistole nel corso dell'operazione di cui erano in possesso appunto i due rapinatori. Operazione importante, veloce anche grazie a collaborazione stretta, continua tra polizia italiana e polizia austriaca, favorita appunto dal centro di cooperazione di polizia italo-austriaco, che ha appunto velocizzato lo scambio e la cooperazione tra i due uffici di polizia.